Ho un altro Game Gear che ha bisogno della mia manutenzione. Se seguite da tempo il mio canale sapete che ho fatto già video riguardo sulla riparazione dei Game Gear e il problema principale di questi guasti sono i condensatori che devono essere sostituiti. I condensatori che vado a cambiare saranno quelli sulla scheda di alimentazione, sulla scheda audio e sulla scheda madre. Sulla scheda di alimentazione come tolgo i condensatori così li metto, ovvero elettrolitici. Invece sulla scheda audio e sulla scheda madre vado a togliere quelli elettrolitici e vado a mettere quelli SMD ceramici che ho acquistato dall'Express. 50 pezzi da 1 microfarad, 50 pezzi da 10 microfarad e 50 pezzi da 100 microfarad e li ho pagati la bellezza di meno di 2 euro a bustina. Quindi già il costo dei condensatori è bassissimo. Io non l'ho mai utilizzato quelli dell'Express, oggi li andiamo ad utilizzare e vediamo se sono buoni. Ma sono buoni, potete stare tranquilli. Quindi senza perderci in chiacchiere, andiamo a smontare questo Game Gear. Facciamo questo lavoro perché questo è un lavoro che dovete fare anche voi se avete un Game Gear, perché ragazzi non è un lavoro difficile. Quindi adesso andiamo a smontarlo. Io mi sono preparato così tutto il set di smontaggio. Ho anche il nuovo vetrino perché ovviamente come al solito quello originale, da come si può vedere, è tutto rigato, quindi questo qua va staccato, che è in plastica. E mettiamo questo qui che è di vetro, che è praticamente nuovo ed è anche piatto e ha una visuale migliore di questo qui. Mettiamo a 100, no, 200, 210, 350, sì, eccolo qua, a posto. La guida che userò è questa qui di Retro Six. Ovviamente devo capire se è un mono chip come questo o un dual chip come questo qua. Qui ci dà la serie di condensatori che dobbiamo cambiare sul dual chip e questa qui è la serie di condensatori che dobbiamo cambiare sul mono chip. In più abbiamo anche la guida per fare il recap completo sulla scheda audio. Anche qui loro mettono condensatori SMD ceramici, eccoli qua. Il problema di questo Game Gear è che ha anche i sportellini spaccati. Questo è spaccato proprio, infatti l'incastro è rimasto dentro. Ecco qua, si è staccato. Questo qui invece è mancante. Per poterlo smontare abbiamo bisogno di un cacciavite a croce, però il problema è questa vite qua, che è un po' strana. Grazie ai cacciaviti di Fabio, che mi ha regalato Fabio, ho praticamente potuto smontarlo per aprire. Quindi l'unica difficoltà magari è smontare questo qua, ma penso che con una pinzetta o in qualche modo, se non ce l'avete, lo potete anche fare voi. Smontandolo vediamo già subito. Vabbè, questi slide si staccano, no? Da qui si staccano, da quello bianco, perché su questa parte qua ci lavoriamo dopo. Ovvero abbiamo la scheda audio e la scheda di alimentazione. Questo qua è un dual chip, quindi i condensatori da cambiare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Come prima cosa togliamo questo condensatore qui da 100 microfarad, 6,3 volt, lo stacchiamo da una parte e dall'altra. Come facciamo il lavoro su questo? Lo facciamo anche agli altri condensatori, ovviamente. Cerchiamo comunque un po' di stagno, perché comunque qua è pulito, non c'è da fare altra manutenzione di pulizia, perché questo condensatore qua non è esploso, quindi lo possiamo saldare direttamente così. Ok, eccolo qua. Questo qui è andato, a posto. Questo condensatore qui, 22 microfarad, 6,3 volt, e lo mettiamo anche esso da 100 microfarad. Qui sembrerebbe che c'è un po' di schifo, eh? Quindi ci mettiamo un po' di stagno in più, giusto per sciogliere quello vecchio. Ecco la treccia di saldante. Puliamo il contatto così, come esce bello pulito. Perfetto. E ci mettiamo un po' di stagno per arricchire. Ok, la stessa cosa la facciamo anche dall'altra parte. Trecce di saldante per pulire il contatto. Un po' di stagno in più. Ok. Mettiamo il condensatore da 100 microfarad. Contatto da una parte. Con un po' di stagno in più. Ok. E contatto anche dall'altra parte con un po' di stagno in più. E poi lo arricchiamo. Adesso tocca questo qui da 4,7 microfarad, 35 volt. Lo stacchiamo da una parte e dall'altra. Va bene, adesso continuiamo, va? Facciamo il resto dei condensatori, tanto io seguo la guida, non posso sbagliare. Sono da 100 microfarad, 10 microfarad e 1 microfarad. I link comunque li lascio in descrizione. Togliamo anche questi due, che sono da 100 microfarad, li stacchiamo così, perché tanto ragazzi io per esperienza non ho mai rotto nessuna pista. Però comunque fate sempre attenzione. Saldiamo questi due qua. Va, che bel timelapse veloce ragazzi. Comunque è semplice, non è difficile. Adesso non ci resta che staccare questo qua, che è da 10 microfarad, e quest'altro qui che è da 100 microfarad. Eccoli qua i cadaveri, va? Che schifo. Comunque questa parte qui è a posto e non ci resta che togliere questi due qua che sono da 10 microfarad. E quindi dopo aver saldato questi due condensatori, ok, ok, perfetto. Adesso con il pulisce contatti diamo una bella pulizia a PCB per togliere vecchi residui di acido. Ok, perfetto.
e anche dall'altra parte, questi due punti, una bella pulizia. Bene, già che ci sono anche lo slot delle cartucce, non si sa mai, una bella spruzzata di pulisci contatti e la scheda è bella pulita. Passiamo al resto. I condensatori sulla scheda madre li abbiamo cambiati, ma sicuramente mo che accendiamo problemi, perché devo cambiare anche quelli dell'alimentazione almeno. Ok, si accende, ma la luminosità fa un po' schifo. Vabbè, a parte qua lo schermo che fa cagare, vabbè, comunque funziona, Ce l'abbiamo fatta, intanto funziona. Quindi il display sembrerebbe essere buono, pixel bruciati da come si intravede non ce ne sono. Quindi andiamo a controllare la scheda di alimentazione, perché lì sicuramente troveremo dei problemi. E poi quella video, audio volevo dire, scusate. Vabbè, andiamo, è tardi, sono le... È l'una, ragazzi. Adesso arriva la parte più bella di questo video, andiamo a smontare il Game Gear, andiamo a smontare la scheda di alimentazione, perché qui sicuramente troveremo dei condensatori che faranno schifo. Il primo, questo qui, è buono, questo lo lasciamo. Questo qui invece, minchia, in cortocircuito questo qua. Madonna santa, che sarebbe questo qua? Questo qui da 22 microfarad, vediamo, sicuramente farà schifo. Eccolo qua, infatti, fa schifo al cazzo. Va bene, si cambiano tutte e due. Uno, via. Vediamo un attimo. Guardate l'acido, ragazzi, è fuoriuscito l'elettrolitico dal condensatore. Guardate il PCB. Ecco, questa è la melma dell'acido che è rimasto sulla scheda. Comunque ci facciamo una bella pulizia, sia da una parte che dall'altra, e ci diamo una botta di spazzolino, così almeno togliamo i residui di acido sul PCB. Questo qui è un condensatore da 35 volt e 22 microfarad, e questo qui 100 microfarad e 25 volt. Ce l'abbiamo nuovi, uno e due, a posto. Risaldiamo, uno, due, tre e quattro, perfetto. Ecco qua la scheda bella pulita con i condensatori funzionanti. Attenzione a quello che sto facendo, ragazzi. Che schifo. Qui stavo spaccando la pista comunque. Va bene, comunque ragazzi, qua dovete prestare attenzione. Adesso io sto doppiando questo video, perché qua c'è da fare una pulizia. Ci metto un po' di pulsante per sciogliere il vecchio stagno che c'è sotto. Pulizia, 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 pulizia. Perché ragazzi, qui i condensatori hanno perso proprio acido. Qua una bella grattata per far uscire il contatto, perché non riuscivo a farlo uscire. Eccolo qua, adesso vado a saldare tutti i condensatori uno alla volta. 1, 2, 3, 4, tutti da 100 microfarad. 5, morti tomi qua. Quindi anche qui una bella pulizia, col pulisci i contatti. Ed eccolo qui, bello pulito. Va, adesso sì che è una scheda audio funzionale. Adesso smontiamo la scheda madre, perché devo arrivare al display, devo togliere il vetrino. Eccolo qua. Vabbè, dopo ci diamo una pulita al display. Innanzitutto questo qua si stacca, basta spingere che si stacca, tanto non si spezza che è di plastica. Perfetto, fuori, via. Opla, eccolo qua. C'è una bella pulizia ai contatti. Uno e due, bagnato con un po' di pulisci contatti, perfetto. Una bella pulizia al display con il panno, quello per gli occhiali, così non richiami il display. La scocca qui l'ho pulita. Diamo un'altra bella botta con la salvietta umida per dare una bella pulita ai bordi. Ok, facciamo una bella asciugata adesso, perfetto. Togliamo ancora dei pelucchi sul display, il display nuovo, 1, 2 e 3, perfetto. Speriamo che va bene, va? A posto, va, sì, va bene così, va. Va a posto, meno male, va. Ultima cosa e poi finisce il video. Tutte queste cartucce qua non sono funzionanti, tranne queste due che sono funzionanti, tra cui una però per farla funzionare l'ho pulita, ovvero questa qua. Esempio, eccola qua una. I contatti sono solamente da questo lato, perché se io vado da qua, i contatti non ce ne sono, quindi sono solo da un lato. Ok? Con questa penna pulisci i contatti che mi ha acquistato Claudio dalla wishlist, vado a grattare questi pin per pulirli così. Devo fare questo lavoro per tutte le cartucce, tutte, perché nessuna di queste funziona.
Adesso i contatti sono belli luccicanti, si vede. Infatti adesso funziona, adesso tocca alle altre. Adesso anche Robocop bello pulito, ed eccolo qua funzionante. Ma va. Ragazzi, voi non immaginate, ma io fino adesso ho bestemmiato tutti i santi, tutti, proprio tutti, li ho presi tutti, tutti. A un certo punto Gesù mi ha bussato anche la porta per dire, oh, ma voi non sapete cosa è successo. A un certo punto, prima di girare questa scena, accendo il Game Gear per ovviamente fare questa scena qua, schermata nera, si spegneva di botto, non sapevo più che fare. Ho ricontrollato tutti i santi, tutti, oltre ad averli anche bestemmiati. E poi alla fine che cos'era? Bastava staccare la scheda madre, non lo so, gli ho fatto una pulizia così con la mano al volo. Anzi, non l'ho neanche pulita, l'ho staccato, l'ho accesa e ha funzionato. Sarà stato qualche pelo di cazzo che si è intrufolato dentro, di quelli metallici di Superman che ha fatto falso contatto, non lo so. Fortunatamente sta funzionando, fortunatamente sta funzionando. E cosa c'è da dire di questa riparazione? Sono soddisfatto, un altro Game Gear recuperato. E se vi interessano questi condensatori, lascio il link in descrizione, con 6€, 6,50€ comprate il kit, 50 da 1 microfarad, 50 da 10 microfarad e 50 da 100 microfarad, quindi ha voglia di recappare Game Gear adesso. Ce ne saranno altri video sul Game Gear, non vi preoccupate. Per adesso io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima con un'altra riparazione strampalata. Ciao ragazzi! Ah, mi sono pure tagliato il dito.